Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ben ritrovati dunque, gentili amici e amiche, alla visione all'ascolto. Gioco forza, dobbiamo parlare di rincari e in particolare dei carburanti anche in Friuli, Venezia, Giulia. Negli ultimi giorni, insomma, prezzi alle stelle. Abbiamo interpellato nuovamente Manuel Rizzi, al quale diamo il buon pomeriggio e il ben ritrovato, per capire, insomma, cosa sta succedendo. Buongiorno a tutti, ciao Omar, scusa, tiro giù anche gli occhiali. Purtroppo sta andando su il prezzo del petrolio e quindi ovviamente i prezzi stanno salendo, o meglio sono saliti, anche perché da oggi ho visto che il petrolio sta ricalando, quindi stiamo ritornando agli 83, 84, 85 dollari che eravamo qualche giorno fa, quindi in teoria si dovrebbe vedere già nei prossimi giorni un calo del prezzo, soprattutto quello del gasolio. Certo, dunque vuol dire che in teoria ci sarà il ribassamento, però la domanda nasce spontanea: come mai quando ci si sposta in massa il prezzo aumenta e quando la massa non si sposta il prezzo diminuisce? No, questa è una casualità, perché è una domanda lecita, è giusto che la fai, ma è una casualità. E il punto forza è sempre soltanto il petrolio. Quando il petrolio sale i prezzi salgono, quando il petrolio scende i prezzi scendono. Certe Certo. volte scendono anche lentamente, però ovviamente scendono. E vedrete, non sempre in Italia però. Ma no, anche in Italia, Poi ovviamente ci sono i momenti e i prezzi un po' troppo alti, ma sono quei casi limiti, come è successo in un'autostrada, 2,70 euro, un self-service, la benzina. Quello è un caso limite. Ovviamente i prezzi medi, almeno sul self-service, sul gasolio, sono verso l'1,80, 1,85. Con la benzina ci ritroviamo a 1,90, 1,95. Sto parlando sui servizi, sugli impianti in pratica tradizionali e sugli impianti che hanno il fai da te. Senti, ne abbiamo già parlato l'altra volta, però secondo me giustamente bisogna sempre fare un po' di rewind, no? Nel senso, sempre dare un po' di novità per quanto riguarda le differenze tra il servito e il fai da te, no? Tanto per essere chiari, perché magari non tutti capiscono queste differenze, perché magari arrivano lì, si mettono la pompa, fanno e poi si trovano, anche se magari hanno la tessera, trovano un prezzo leggermente alto rispetto a quello che si aspettava. Sì, allora ovviamente in certi impianti, specialmente quello dell'Eni, sono separati e quindi per esempio trovi una colonna con scritto fai da te e l'altra colonna scritto servito. E invece altri impianti hanno soltanto la modalità servito oppure hanno soltanto la modalità fai da te. Però ovviamente c'è scritto sia di fronte alle pompe, c'è scritto cosa si sta erogando, se fai da te o servito. Quindi gli automobilisti, prima ovviamente di prendere la pistola, sempre guardare un attimino qual è la modalità di servizio. E questa ovviamente, anche perché oltretutto i prezzi esposti fuori dai distributori sono i prezzi più bassi che si trovano all'interno del distributore. Quindi magari trovi scritto 1,80, vai sulla pompa, vedi 2 euro e dici cavolo com'è, a quel punto lì capisci subito che quello lì è un prezzo certo. servito e non fai da te. Senti, nel caso facciamo sempre degli esempi, perché giustamente è quello che si capisce meglio. Mettiamo il caso che mi fermi, nel self-service e arriva il gestore e mi fa lui il carburante, mi eroga lui direttamente il carburante, idem nel servito. Ecco, in quel caso come si deve comportare l'automobilista? Allora, in quel caso lì, nel fai da te, ovviamente l'automobilista fa soltanto fai da te, quindi si deve fare da solo. Nel servito deve fare il gestore. Ovviamente se capita nel fai da te e gli fa il gestore,
per tutto sommato una convenienza per il cliente. Se invece è l'inverso, che ovviamente arriva lì e si fa da solo il cliente, a quel punto lì deve pagare il prezzo pieno, perché ovviamente la pompa è registrata e tarata con quel prezzo lì, e quindi specialmente certo. Chi ha il computer viene quel prezzo lì, e quindi il gestore non può fare nulla. Chiaro. Magari queste domande sembrano un po' banali e scontate, no. Però poi alla fine si legge su Facebook le esatte risposte che dai tu, oppure le domande che ti sto facendo io. Senti, ecco, dicevamo che nei prossimi giorni ci sarà un calo, e l'hai detto anche tu, ci sarà questo calo preventivato. Ricordiamo anche quanto effettivamente ti resta in tasca, perché è vero che il prezzo alla pompa dice 1,80 euro, ipotesi, però a voi gestori rimane solo una piccola percentuale, no? Per quanto riguarda il reale incasso. Allora, il margine del gestore è netto 3 centesimi al litro. Cosa significa? 3 centesimi più ovviamente l'IVA, quindi arriviamo a 5 centesimi. Quindi 5 centesimi lordi, 3 netti sul servito. Tu il fai da te, puoi arrivare anche a un centesimo e mezzo di guadagno, soltanto di guadagno un centesimo netto. Quindi ovviamente briciole. Quindi il gestore molte volte viene accusato di speculazione oppure di alzamento dei prezzi, quando in realtà non può farlo. Oltretutto alcune società, tra cui mettiamo ad esempio anche l'ENI, che è una società grossa, dà la possibilità di cambiamento del prezzo al gestore entro 3 giorni. Se non lo fa, si prende la prima letterina di richiamo. Mm-hmm. Dopo 3 lettere ovviamente scattano e quindi questa è la situazione. Quindi ovviamente anche il ministro Urso oppure anche altri politici che dicono sì, bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire contro i gestori. No, i poveri gestori sono l'ultima ruota del carro e guadagnano ovviamente pochissimo, soltanto che ovviamente i gestori si trovano in prima linea, ovviamente arriva il cliente e chi trova il gestore. Quindi il gestore si Ecco, nello spartimento della torta abbiamo capito che a voi rimane una fettina, il grosso, soprattutto il grosso del grosso, se lo prende, se lo pappa, come si dice, mamma o papà stato, no? Purtroppo sì, perché alla fine abbiamo circa 70 centesimi di accise sulla benzina e 68 sul gasolio, più dobbiamo metterci anche l'IVA sull'accisa, quindi a quel punto lì si aggira verso un euro qualcosa al litro che va di tra accisa e IVA allo Stato. Almeno poi c'è il prezzo internazionale del petrolio, poi c'è ovviamente la raffinazione, poi c'è il trasporto della compagnia petrolifera, infine il guadagno del gestore. E su tutta questa cosa c'è sempre l'IVA. Quindi le tasse... Insomma, alla fine diciamo che chi si lamenta... Diciamo alla fine che chi si lamenta è quello che alla fine guadagna, dai, tanto per essere chiari. Non si scappa, gira e rigira. Se la matematica non è un'opinione, no? Questa è la verità, purtroppo. Il governo, ovviamente, negli ultimi giorni, anche Urso ha detto non c'è nessuna speculazione. Oltretutto abbiamo i prezzi del carburante più bassi d'Europa se togliamo ovviamente la tassazione. È come ammettere che alla fine il prezzo medio non serve a nulla. E quindi bisognava abbassare le accise come ha fatto il governo Draghi l'anno scorso, perché noi ci siamo avvicinati in questo periodo ai prezzi con ovviamente l'accisa a livello dell'anno scorso. Se ovviamente lo Stato toglieva quei 25 centesimi di accisa più 5 di IVA, quindi 30 centesimi totali, noi avevamo il prezzo uguale all'anno scorso, solo che quest'anno il governo non ha fatto nulla. E sta dicendo, come mai il prezzo sale? Come mai questo qua? Perché adesso bisogna che... Come mai il prezzo medio non funziona? Beh, il prezzo medio non funziona perché il prezzo medio non funziona, se lo sapeva già benissimo, l'avevamo detto anche noi. E quindi è soltanto che stanno scoprendo l'acqua calda. Ovviamente il prezzo medio cosa comporta? Che molti distributori che sono in ferie hanno chiuso anche il self-service, e quindi adesso ti ritrovi, esempio la giornata di ieri, tutti i self-service dell'ENI, a Gorizia, Monfalcone, erano chiusi. Quelli che in pratica erano in ferie hanno tenuto chiuso anche il self-service per non incombere nelle sanzioni della Guardia di Finanza.
questo ha portato il prezzo medio, il cartellone, a non dare più servizio ai cittadini. Questa è la verità. Bene, grazie. Bene, grazie Manuel per la tua disponibilità, ti lasciamo perché sappiamo che stai approfittando di qualche giorno di vacanza, come tutti, con te sicuramente ci risentiremo a settembre per fare un po' il punto anche per quanto riguarda il discorso legato alle fasce della benzina e dei carburanti agevolati in Friuli, Venezia Giulia rispetto alla vicina Slovenia, e ringrazio gli amici vicini e lontani per la visione e l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima, arrivederci. Grazie Omar, grazie a tutti. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti